Perché mi incazzo? Direte voi. Asbesto, perché ti incazzi? Mi incazzo per un motivo. Mi incazzo perché oggi abbiamo le cosiddette fottute isole ecologiche, in cui noi andiamo a conferire i nostri cosiddetti rifiuti elettronici. Ma io sulle leggi europee, sul RAE, diciamo, sui rifiuti elettronici, rifiuti di apparati, apparecchiature elettriche ed elettroniche, leggo una parola molto interessante, che è questa, che non viene messa a fuoco, che è riutilizzo, e compare 48 volte nella documentazione dell'Unione Europea su questa legge, Parlamento Europeo. Io sono andato a leggere un po', e qui parla addirittura di compresa per quanto possibile la preparazione per il riutilizzo di interi apparecchi. Ora, io avessi mai visto un caso di un'isola ecologica che prepara per il riutilizzo di interi apparecchi. Ora, questi interi apparecchi invece fanno una orrenda fine, vengono smembrati, sfracellati indipendentemente dal loro stato e sostanzialmente vengono distrutti. Vengono distrutti. Io qua leggo riutilizzo ovunque, riutilizzo, anche addirittura riutilizzo delle parti, delle singole parti di cui sono stati fatti. E questa cosa mi fa terribilmente incazzare, perché un sacco di roba che può essere tranquillamente riutilizzata e invece viene distrutta anche se funzionante. Ora, siamo d'accordo che alcune cose sono obsolete, ma esiste anche un valore storico in certe cose. Ad esempio, noi come Museo dell'Informatica Funzionante ci preoccupiamo di recuperare quando possibile i computer storici per rimetterli in funzione, esporli, farli fruire al pubblico e comunque conservare quella che è la storia delle macchine. Ovviamente non esistono solo i computer, esistono apparecchi di vario tipo, televisori, radio, TV, un sacco di cose che spesso vedete nelle isole ecologiche buttati via, ma perfettamente funzionanti. Questa cosa mi fa incazzare come una iena perché di questo termine riutilizzo tutti quanti se ne sbattono i coglioni. Se ne sbattono i coglioni. Se ne strasbattono i cosiddetti coglioni, che sono le gonadi, che si trovano in un punto ben preciso del corpo umano e loro se ne sbattono. Questa cosa io non la sopporto. Ma veniamo all'oggetto di questo video, che è una vera meraviglia che ho trovato nella spazzatura e che ho prontamente recuperato. Io ho sempre avuto un sano terrore delle macchine da cucire perché ne ho provata una a volte. E non ci ho mai capito un cazzo di come si passa il filo, di come si usa, mai, mai. Non ci ho mai capito un cazzo. Ci ho studiato 1 ora e mezzo. Una volta sono riuscito a mettere il filo nel modo giusto. Poi ho cucito male delle cose e poi ho dimenticato immediatamente tutto. E la prossima volta che vado a riprendere questa macchina, di solito io non mi ricordo più un cazzo. Ma, come dicevo, ho trovato questa Singer, perché si pronuncia Singer, non Singer, poiché forse non lo sapete, ma si tratta di una marca americana. È americana, USA, e la pronuncia è Singer. Il tizio che l'ha inventata nell'Ottocento e che ha brevettato le macchine da cucire o qualcosa del genere si chiamava Singer. E quindi abbiamo qua una macchina Singer. Mi è piaciuta, mi è sembrata sana. E in effetti lo è, c'è perfino questo pirlo qui che sarebbe stato facilissimo rompere, ma non si è rotto. Sembra integra, manca il mobile, manca il motore che a quanto pare è esterno, cade della polvere, ma la macchina, come vedete, gira, l'ago fa su e giù, c'è qua una leva per abbassare il piedino. E allora cosa mi sono detto? Mi sono detto, beh, sarebbe bello provare a restaurarla, ma io non ci capisco un cazzo. Vedete, come minimo è da pulire. E allora ho cercato online. Ho cercato online e ho trovato dei video che adesso vi mostro al volo. Siccome non si nasce imparati, io non sono il maestro di nessuno, per tutti quelli che mi scrivono maestro nei commenti. Ma quale maestro? Io sono un cazzaro. Però vi spiego come faccio, come si fanno le cose.
Le cose non si imparano a memoria, le cose si impara a cercarle. E quindi ho una Singer e qui ho un 257. E allora cosa mi dico io? Ok, cerchiamo sulla rete delle reti Singer 257. Vado qui, vado su YouTube per comodità, scrivo Singer 257 e premo invio. E con gioia, se internet funzionasse, ecco che già vedo un video su questa macchina. Un altro video che descrive questa macchina. E ce ne sono diversi. Threading the needle, quindi questo spiega come passare il filo. Ottimo. Questo è un altro video che spiega. Manutenzione, guardate un po' un video sulla manutenzione. Dimostrazione, come si fanno le cuciture. Regolazioni, sincronizzazione, ma questo è in francese, quindi vaffanculo, perché non si capisce un cazzo. E poi ci sono dei video in russo, c'è un altro video qua. Insomma, quello che io sono andato a vedere è il video di questo meraviglioso canale che si chiama Mementos by Heather. Heather mi ha mostrato come si fa la manutenzione su questa macchina. Ho guardato questo video, ho fatto un meraviglioso like, poi ho guardato anche gli altri video. Lei ne ha fatti diversi su questa macchina. Come vedete c'è anche la coda di un gatto, quindi questo è un plus. E io, grazie a questo video, mi sono reso conto che posso tranquillamente metterci le mani, sistemarla e farla funzionare. Non solo, ma mi sono reso conto che questa macchina è molto semplice rispetto a quelle che io avevo provato. Veramente molto semplice, sia nelle funzioni perché a quanto pare fa solo un tipo di cucitura. Questo posiziona, come vedete, l'ago. Molto interessante questo movimento. E questo sinceramente non me lo ricordo, però fa delle cose. Fa delle cose che non so. Che non so e per adesso lo lascio così. La prima cosa da fare secondo me è pulirla e poi vedere come è messa dentro. Macchina da cucire sozza. Questa macchina per cucire è sozza e quindi, essendo sozza, va assolutamente pulita. Sgrassatore, c'è un cazzo a molla. Sgrassatore. Guardate che incredibile pulizia, lo sgrassatore dell'hard discount, sgrassatore dell'Eurospin, è pazzesco. Ora sì, sto forse bagnando delle parti che non dovrei bagnare, ma io me ne sbatto perché voglio pulirla per bene. Ottimo, direi. Allora, come si smonta questa macchina per cucire? Mentre intanto, se vogliamo, gli diamo anche un'occhiata di sotto. No, gliela diamo dopo. Incominciamo dalla parte sopra. La parte sopra, intanto, c'è questo pirlo da togliere. E se vogliamo anche pulire al volo. E lui se ne può andare a fanano. Metteremo le parti in questa scatola di sigari. Dopodiché, in cima abbiamo, alcuni parlano di due viti, ma io qua ne ho una sola che vado a svitare con polvere, e qua ce n'è un'altra che vado a svitare, anche lei impolverata. Gli diamo una pulita? Ma sì, diamogli una pulita. Vite sporca di residui di grasso, sembrerebbe. Il coperchio si alza. A questo punto noi facciamo cadere la vite, vite che tende a non uscire, vedo, perché forse sarà incancrata di cancro, infatti è incancrata, e gli diamo una pulita anche alla vite, vedete com'è incancrata di questo colore. Noi questo colore lo fottiamo con lo sgrassatore dell'hard discount.
Io con lo sgrassatore dell'hard discount ci ho pure pulito un intero motore del camper, quando avevo il camper Fiat 242, che era un ammasso di grasso e schifo. Quando abbiamo fatto la frizione sul camper, abbiamo dovuto estrarre il motore e allora mi sono messo lì e l'ho pulito. Altra vite. A questo punto do una pulita pure qua. Prima però diamo un'occhiata alla prima cosa da controllare, cioè questa guarnizione di gomma, che poi vedremo a cosa serve. Però sembra andare bene. Qui c'è un po' di schifo e gli diamo una pulita pure dentro, dai. Ma sì, anche la guarnizione, vaffanculo. Oh, vedete, lo schifo già si liquefa da solo. Va bene, queste pulizie poi magari le faremo fuori camera, perché a voi non è che ve ne fotte un cazzo di vedere uno che passa un panno e toglie schifo dalle cose. Alla fine non è che ci sia molto da vedere, si tratta di mettersi lì con lo sgrassatore e pulire per bene, però come vedete si riesce molto bene a pulire. Va bene, questo poi sarà pulito. Ed ecco che davanti a noi si apre un abisso di orrore. E qui le riprese le faccio a mano perché guardiamo i meccanismi che sono un po'... Come dire, sono un po' incriccati, ma funzionano. Per cui qua è tutto a posto. Questo funziona. Questo indica questo serve a fare girare questa pirlata qua. Vedete, io giro la ruota e lui si muove. Va bene. C'è una serie di parti che vanno oliate decisamente, perché qua c'è metallo che striscia su metallo, pulegge, eccetera. Poi c'è questa parte un po' da pulire. Io adesso cercherò di dare una pulita, dopodiché procediamo a fare quella che è l'oliatura, perché questa macchina va mantenuta con dell'olio. E ci sono dei punti ben precisi, tipo questo forellino, se non ricordo male, o questa tacca. Ci sono dei punti dove vanno messe delle gocce di olio, olio per macchina da cucire, che spero di trovare in mezzo al marasma qui. Io so di averlo, ma non ricordo più dov'è. Ed eccolo. Eccolo e non ce n'è più. Eccolo ed è vuoto. Eccolo e vaffanculo. Eccolo e vai a fare in culo. Mentre pulivo qua sopra, e devo dire che sta venendo bellissima, io mi sono reso conto che c'è un'altra parte da smontare, ed è questa coperchia di plastica. C'è una vite qui e questa si svite. La vite si svite e poi si perde, come vedete. Però anche vaffanculo. E poi c'è questa parte, attenzione a questa parte di metallo perché esce, e io infatti la esco, l'ho uscita, così posso lavare questo pezzo e pulisco anche per bene questo pezzo con abbondante sgrassatore. Questo coperchio scopre la parte anteriore dove ci sono altri punti da oliare, e chissà cos'è questa sporcizia che sto togliendo. Ho quasi l'impressione che sia fumo di sigaretta. Questa macchina è stata prodotta nel 71, e la cosa bella di questa macchina, come potete vedere, perché è tutta in metallo, in fusione di metallo. C'è solo una parte in plastica, che è questa rotella in nylon, che però è perfetta. Questa è la rotella che dà il movimento per fare le cuciture un po' più larghe o più strette, a seconda di come è posizionata questa leva. Semplicità estrema. Ora io continuo a pulire. Bisogna stare molto attenti alle parti meccaniche, che non vi esplodano in faccia, ma non penso che questa sia una macchina critica, non abbia parti che ti esplodono sulla faccia. E quindi sì, basta pulire con cautela. Nella parte sottostante abbiamo un discreto schifo, come potete osservare. Ehi, guarda! E quindi questa cinghia è un po' molle, ma sono sicuro che non sia un problema. C'è addirittura un modo per tenderla girando questo eccentrico,
Quindi per adesso la lascerò così. Adesso diamo un'occhiata a questa parte impolverata e poi gli diamo un po' una pulita anche nella parte sotto. Perché mancano i pedini in questa macchina e io magari probabilmente costruirò un supporto o qualcosa, ma per il resto sembra veramente a posto. Guardate tutte le parti in metallo fuso, in cast metal come si suol dire. Perfetto, le molle sono integre, non c'è nulla di arrugginito. Io sono stupefatto, questa macchina è in ottime condizioni. Ora, qua c'è veramente un sacco di polvere incancrata. Va bene, vediamo cosa possiamo fare dalla parte superiore. Ah, questo deve girare. Vediamo. Ora rimetto la cigna, non vorrei aver mosso la messa in fase. Forse ho fatto una coglionata. Ok, infatti l'ho fatta la minchiata, non dovevo togliere la cinghia, perché ora non so più come metterla in fase, perché con l'ago abbassato ci sono diversi fori attraverso cui questo stronzo di merda deve girare, e ora non so più come rimettere la cinghia. E vabbè, cercherò qualche informazione online, per intanto mi limito a pulire il tutto. Ora vediamo come si smonta questa parte, perché io ho letto che intanto c'è questo che va alzato, ok, e poi questa placca si tira fuori. Si tira fuori, ho detto, perché questo ha una molla. Questo viene su come una molla. E si toglie questa placchetta che puliamo sommariamente. Tutto metallo, tutto acciaio. Veramente fantastico. Pezzi e parti indistruttibili. E la mettiamo lì. Ora, qui c'è una linguetta che si deve spostare tramite questa vite. Quindi io devo svitare questa vite, che è dura come. Ecco, sono riuscito a mollarla e questo. C'è un cazzo che va spostato, ma io non so se questo cazzo è spostato abbastanza. Ecco, io la vite l'ho tolta tutta e forse ho sbagliato. Sì, però è così. E qui c'è un coppolo, ma io gliela riavvito un attimo per non perderla, ecco. E poi questo coppoletto dovrebbe potersi mollare, ma non si molla. Perché non si molla? Perché nel video ho visto che invece si molla con una facilità estrema. Questo va alzato. Ah, forse è questa molletta che va spostata. Esatto, c'è questa molletta qua che va spostata. E questo oggetto magnifico dalla forma aliena. Si può finalmente pulire, guardate, ci sono un sacco di residui di cuciture. E questo lo puliamo. Ed ecco che spunta anche un numero di serie. Questo va pulito, ci sono dei solchi che vanno puliti bene. Non so neanche se sono nell'inquadratura. Ma che cazzo devo fare? Sostanzialmente sto solo pulendo, senza sapere veramente che cazzo sto facendo. C'è forse un pelino di ruggine, ma me ne sbatterò. Qua dentro è un inferno, qua dentro c'è un sacco di polvere. Beh, insomma, qua devo pulire come posso. E sinceramente non so come posso. Questo coso gira che è una meraviglia. Il problema è ora come farlo girare nel momento giusto, nel punto giusto. Dato che come un coglione io ho tolto la cinghia sballando tutti i riferimenti. Quindi non lo so che cosa riuscirò a fare adesso. Allora, vediamo se riesco a farvelo vedere perché credo di avere centrato il timing, la temporizzazione corretta con la cinghia, che si regola da sotto, vi faccio vedere come. Però praticamente deve succedere questo. Questo oggetto rotante qua deve ruotare, deve andare giù l'ago, vedete l'ago va giù, vedete il buco del lago. Ma nel momento in cui risale, siccome lì c'è un filo che passa in mezzo, questo filo deve essere preso da questo gancio che sta entrando. Vedete questo
questo gancetto qui, questo all'interno, non so come mostrarvelo. Questo gancio qua all'interno, questo qui, questo deve acchiappare il filo nel momento in cui l'ago risale. Vedete che l'ago sta risalendo e il gancetto è sopra perché c'è un loop nel filo qui. E questo gancio, questa punta qua, quando l'ago comincia a risalire, Zacchete deve prendere il filo e tirarselo. E questo è quello che deve essere fatto nella temporizzazione. Poi va giù, torna giù e di nuovo quando sale Zacchete, questo gancio laterale, si prende il filo e quindi avviene la cucitura. E se questo è giusto dovrebbe andare bene così come vedete. Non solo, ma questo avviene anche se io devo fare una cucitura più larga. Adesso qua sono zoomato. Questo deve succedere anche con una cucitura più larga e a zig zag più o meno, e quindi andiamo a rivedere se questo accade. Se si degnasse di mettere a fuoco, l'ago è qui, scende giù, si sposta, va da questo lato, appena risale, ecco che c'è il gancio che è qui e il buco è lì, vedete, un po' più in basso. Qua non si vede bene. Il buco è basso e il gancio prende, poi l'ago si sposta dall'altro lato e qua va giù e questo gancio, appena risale l'ago, Zacchete rende il filo e lo tira su e quindi, secondo me, in questo momento la macchina è, diciamo, ben regolata. E questa è una cosa che ho scoperto. E questo movimento laterale del lago, vedete, da una parte e dall'altra, è fatto da questa ruota che dove cazzo è qua, che quando gira manda da una parte, poi lo manda dall'altra, poi lo manda di nuovo da una parte, poi lo manda di nuovo dall'altra e così via. Ed è importante che questo gancio qua ficchi e si prenda l'ago Zacchete mentre risale, e poi lo stesso dall'altra parte, l'ago scende, poi appena risale Zacchete si prende il filo e così via. Ora, secondo me la macchina è regolata giusta ed è una cosa che ho imparato guardando un video di questo tizio. All the way down, it's like coming up, and just about there, just about a 16th of an inch off on top of the needle hole where you put your thread in. See there? This is where you put your thread in, right down here, right there. So you want to make sure that the hook is just a little bit over that, right over there. So what's going to happen is that when you start stitching, the machine's going to take the thread. And it's gonna do this for you. It's gonna start Visto? sewing around. But it Visto? has to be in that position. If you have a tooth. È così che fa praticamente questo gancio qua, si prende il filo. E un sedicesimo di pollice oppure un 64esimo di formica nera oppure un metà formica rossa praticamente, mezza formica rossa è la dimensione perché loro usano queste unità di misura che non si capisce un cazzo. Ho commesso il grave errore di guardare questo video, che sì, un po' me l'ha spiegato, però come potete immaginare, il titolo in inglese, ma lui parla in bangla e non si capisce un cazzo di merda. Ovviamente, lui mi fa il titolo in inglese, poi prende a martellate la macchina e vaffanculo. Io quando Le vedo questi ultime video mi rimaste girano prima veramente i coglioni. sentite Che cazzo stai a dire? Niente, non parla nemmeno. सेट के होगा तो हमने इसको लेके आना है ये Sì, सुराख के ऊपर chiarissimo. बिल्कुल Già. सुराख Tutto से ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए इसको मतलब यहाँ पर ही होना chiaro, चाहिए no? È chiaro. क्लोज करके आपको दिखाता हूँ Già. Hai ragione. Ma vai a fare in culo, va. Per regolare questa cosa ho dovuto mollare questi due esagonali, ce n'è uno sotto e uno sopra, che adesso lo sto stringendo, perché mi dispiace, ma non vi farò vedere, perché ormai l'ho regolata. Vedete, ci sono due esagonali,
Nel caso di altre macchine ci sono due viti normali, piatte, ma in questo caso sono degli esagonali e liberano questa frizione che permette di ruotare questo nella corretta posizione in modo da poter mettere in fase la macchina. Ecco, il termine esatto è mettere in fase. E mi sa che l'abbiamo messa in fase. E quindi noi adesso questa cinghia che abbiamo voluto toccare perché io sono un coglione, non la toccherò mai più e gli darò una regolata giusto alla tensione, anche se secondo me sì, può andar bene, è un po' molle effettivamente. Adesso la stringo.